Bentrovati tutti ad un nuovo video. Oggi è giovedì 22 agosto, sono le 3 del pomeriggio e ci troviamo in via Augusto Rostagni al quartiere Donatello. Allora, ci hanno segnalato che il quartiere è parecchio sporco. Allora andiamo a vedere se è vero. Allora, qui c'è un pezzo di vetro, qui c'è un altro pezzo di vetro. Proseguiamo. Cartaccia. Cordino, cartaccia, tappo di bottiglia, mozziconi di sigaretta, 1, 2, 3. Siamo davanti alla pensilina del bus. Guardate sotto la panchina della pensilina. Qui sicuramente c'è una situazione, qui c'è una lattina che è stata schiacciata della terra. Qui sicuramente c'è poca cura da parte del netturbino, certamente, però c'è anche tanta maleducazione da parte di chi frequenta questi luoghi. Io ritengo opportuno, insomma, segnalare tutto quanto siamo a vedere, perché credo che i cittadini che segnalano delle situazioni di degrado e di incuria abbiano tutto il diritto di fare le segnalazioni che fanno, ma soprattutto abbiano il diritto di vedere la loro città più pulita. Guardate, adesso lì è passato un pullman, guardate. Mozzicone, ci spostiamo leggermente, mozzicone, ci spostiamo leggermente, mozzicone. È una situazione che avevamo già segnalato qualche settimana fa, ma che evidentemente non è stata presa in carico da nessuno. Mozzicone, stecchino di ghiacciolo, è sicuramente una condizione che non va bene. Non va bene. Guardate, qui c'è un mozzicone, un altro pezzo di carta, poco più in là un altro mozzicone. È proprio pieno di mozziconi di sigaretta, per esempio. E tra l'altro c'è una legge che imporrebbe che andrebbero sanzionate queste cose, invece niente. Proprio evidentemente non è interesse dell'amministrazione porre dei rimedi a questi problemi, ecco perché evidentemente va bene così. Però ci sono cittadini che hanno tutto il sacrosanto diritto di lamentarsene. Guardate, tappi di bottiglia, c'è roba ovunque. È proprio sporco e maltenuto. Cioè, qui non c'è la benché minima manutenzione, vedete? Guardate qua, nel giro di pochissimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cartaccia, cartaccia. Cioè, è una situazione che non è possibile. Guardiamo all'interno del tombino. Ve l'avevamo già fatto vedere qualche settimana fa, adesso addirittura c'è una lattina, guardate là, una lattina di estate gialla, vediamo se riesce a mettere a fuoco, eccolo lì, guardate la quantità di mozziconi, vediamo se mette a fuoco, vedete? E chiaramente questo non fa che creare una situazione di degrado. Qui torniamo a far vedere che la lancia antincendio è stata divelta. Crediamo che una situazione del genere non possa proprio più essere tollerata. Non è proprio più pensabile una situazione del genere, e anzi, riteniamo proprio che, guardate qui, escrementi, un'altra cartaccia. Cioè qua purtroppo, come ci hanno segnalato, guardate, questo è appena stato inaugurato, guardate,
Guardate che crollo che c'è stato, guardate. Cioè, chi ci ha segnalato tutto questo, ha ben ragione di dire che si sente assolutamente abbandonato, perché dice comunque sono soldi. Sì, è vero che il comune si nasconde dietro al fatto che questi sono i famosi fondi PNRR, però è anche vero che PNRR o no sono comunque soldi che si sarebbero potuti utilizzare in un altro modo e che comunque andrebbero utilizzati con un po' insomma, di decenza. Lì c'è la telecamera di cui vi abbiamo parlato nello scorso video. Ho scritto agli enti preposti e dal comune, dal settore appunto informatico, ci hanno fatto sapere che la telecamera è funzionante, per cui c'è una situazione proprio di incuria e di degrado che non va bene. Questo è il giardinetto di via Rostagni, vedete che lì c'è un affare di gelato, qui ci sono delle salviettine igieniche, lì c'è dell'altra cartaccia. Non è possibile gestire così un'area, non è proprio pensabile. Oltretutto, la cosa che noi riteniamo piuttosto grave è il fatto che l'abbiamo segnalato da diverse settimane all'amministrazione comunale e l'amministrazione comunale non ha ritenuto di fare evidentemente niente. Faccio presente che noi stiamo filmando ormai da oltre 6 minuti e per 6 minuti interi vi abbiamo fatto vedere sporcizia, degrado, cose rotte, immondizia, mozziconi. E allora ci si chiede innanzitutto a cosa serve la telecamera, perché cioè, se tutte le persone che vengono qua buttano un pezzo, questa roba qui nel giro di poche settimane diventa un immondezzaio. E soprattutto, quando si vede che c'è una situazione così di incuria, bisognerebbe che chi di dovere prendesse provvedimenti. Ma evidentemente, ripeto, a questa amministrazione non frega niente. Io mi fondo ormai sui fatti, perché quando tu segnali una cosa ad un'amministrazione e questa fa finta di niente, e ti dice: ma tutti vorremmo che fosse pulito, non abbiamo, guardate qui, uno e uno due, la telecamera è lì. Quindi ti dicono: noi vorremmo che fosse pulito, non abbiamo uno spazzino da mettere dietro ogni maleducato, non abbiamo un poliziotto municipale da mettere dietro ad ogni persona. Tutto vero. Però è anche vero che la gente continua a dirmi che qui non si vede mai nessuno. Guardate, sono le 3 e rotte del pomeriggio 3:10, guardate, è una landa desolata, non c'è anima viva, guardate, non c'è anima viva, è una landa desolata, nessuno. Quindi voi capite che hanno realizzato tutto questo ambaradan per, come dicono loro, riqualificare le aree urbane. Per chi? Che non c'è nessuno? Riqualificare che cosa? Per chi? Tra l'altro, tutti i mozziconi che abbiamo visto per terra. È vero che le persone sono maleducate perché potrebbero portarsi un contenitore da tenere in borsetta o in tasca o nel marsupio, buttarle dentro con la mancanza di ossigeno, la combustione si interrompe e la cicca è smaltita. Ma io qua non vedo sul contenitore, non vedo il portacenere, non c'è il portacenere e non c'è neanche su quello laggiù. E non c'è neanche un altro portacenere qua in zona, per cui mancano i portacenere. Guardate, qualcuno educato ha buttato i mozziconi dentro. Questo sapete che cosa succede? Che se fa combustione, brucia il contenitore. Quindi mancano i portaceneri. Quindi il comune non è che è proprio così in regola, perché insomma, se vogliamo che la città sia pulita, dobbiamo anche mettere il cittadino nelle condizioni di poterla tenere pulita. Qui tra l'altro c'è un altro stecchino di ghiacciolo, qui guardate che roba. È stato addirittura, questo è cemento, guardate, è stato vandalizzato. Cioè, e lì c'è la telecamera, ripeto. Quindi telecamera, oggetto vandalizzato. Insomma, mi sembra veramente che siamo un pochino alla presa in giro, ecco. Io credo che siamo alla presa in giro. Comunque vi ringrazio per l'attenzione e ci rivedremo sicuramente ad un prossimo video nella speranza di potervi dire che la situazione è migliorata. Concludo con un aforisma: speranza, dolce chimera. Grazie a tutti, a un prossimo video.